La ferrovia Terni-L'Aquila fa parte della linea Terni-Sulmona. Collega due importanti dorsali della rete nazionale, la Roma-Ancona, a Terni, e la Roma-Pescara, a Sulmona. Il suo percorso parte dalla stazione di Terni e attraversa le Marmore, la Sabina, Rieti, Città Ducale, Antrodolco, Sella di Corno, che con i suoi 1000 metri è il punto più alto della linea, l'Aquila, e infine, termina nella stazione di Sulmona. È gestita da Rete Ferroviaria Italiana, che la qualifica come linea complementare. La fermata di Marmore è posta alla fine della ripida salita da Terni. Le automotrici che svolgono il servizio su questa tratta hanno subito una modifica al motore per raggiungere la potenza adeguata a superare il dislivello. L'intera linea ferroviaria Terni-Sulmona fu inaugurata il 28 ottobre del 1883. Il suo primo tratto era stato costruito dalla Società per le strade ferrate meridionali tra il 1873 ed il 1875, collegando la città di Pescara con l'Aquila. Grazie all'intervento della legge 29 luglio 1879, numero 5002, promossa dal ministro Baccarini, fu possibile costruire il successivo tratto fino a Terni, che fu completato tra il 1882 e il 1883. Si realizzava così il collegamento della linea di Ancona con la dorsale costiera della ferrovia Adriatica.
L'intera tratta misura 163 km e la trazione a vapore d'origine è stata sostituita da quella termica. Dal 15 giugno 2008, la gestione del servizio ferroviario sulla tratta da Terni all'Aquila è stata assunta dalla Ferrovia Centrale Umbra.
D'Antro d'Olco, la ferrovia comincia a salire verso Rocca di Corno, fino a Sella di Corno, che con i suoi 1000 metri sul livello del mare, è il punto più alto dell'intero tracciato. Certo, questa che ha fatto? Sì, è geniale. Il canale da me è stato fatto a canzotti con i 10-500. Alessandro, che l'hanno lasciata sul binario del corretto? No, quella sulla precedenza, era la prima sessione del 2003. Thank you.
te ne accorgi. No, te ne accorgi, no, infatti sì. Te vola, eh. Infatti ci sono. Vabbè, questo è entrato pure bello. Questo è un Superata Sella di Corno, la ferrovia comincia a scendere verso la piana di L'Aquila. Thank you.
comunque niente. Vieni. Con la grossa posso fare quello che vedi sul simulatore. Cioè, questa non c'è. Vabbè. È meglio così che sul simulatore. Ma gliel'ho chiesto a Ale. Ma non. Via.
delle prime locali. Capita, anche perché non lo puoi fermare tanto facilmente, ci vuole spazio. Siccome è finita la partita, ma adesso sta finendo Federico. Ma comunque guarda che bella, questa potete rivederla sul video. Adesso la faccio vedere. Tu dove sei? Questa non è. Ah, no, però non c'è problema. E questa? Quello penso è nostra. La faccio mettere il video, se ti fa vedere qualche altra volta la possiamo vedere. Io sì. C'è proprio il video? L'audio? Faremo il 18 che è. Sì, l'audio lo cattura. Devo andare al museo storico del. Quindi sta registrando tutte le cavolate stamattina? Più o meno. Più o meno. Ho già fatto i biglietti, sono giusto cercare su internet di stare del. Questa è Sassa, la stazione. Grazie a tutti, museo in auto di luce. Dovrebbe essere piccolo, tutte le macchine. Sono inventati una cazzata in Ucraina per alzare il prezzo e venderlo più caro,
Sì, c'hanno quei contratti vecchi. Dico, Putin si sta arricchendo questo sistema, per quanto pare. Scusate. Stavo tutto. Ho vieni in Svizzera, abitavo in Svizzera prima, no? E c'era un capo stazione, quando finiva il lavoro saliva su al club dei treni a giocare con i treni. Ma proprio. Hai capito? Allora, io ti dico una cosa, ci stava un ragazzo, quando stavo al genio, noi lo chiamavamo ferroviere, no? Sì. Allora, questo era appassionato di tutto quello che era la ferrovia, ma dai mezzi, alla linea, agli impianti, agli apparati, no? Siccome c'era la fortuna sfortuna di avere un amico che faceva il capo stazione e questo amico aveva imparato a lavorare sugli apparati. Certo. Quando è arrivato su ad Aosta, se poi lavorava sul banco, c'era qualcuno che diceva, siccome non era del genere ferrovia, era un militare normale, no? Però era capitato là. Qualcuno diceva, no, perché io sono bravo. Allora una volta, due o tre volte che lo mettevano lì alla prova, vedevano che era bravo. Lui tutto appassionato, contento. L'hanno ingaggiato. Che fine ha fatto? Dov'è? L'hanno ingaggiato. No, non è che l'hanno ingaggiato. L'hanno ingaggiato a lavorare, non a pagare. No. Ah! A pagare, a lavorare lì, a fare qualche piacere, poi dopo lui ha fatto la militare lì, basta. Poi se n'è andato, Sì, se n'è andato, non era nel genere. Vabbè.